Patente ritirata per un anno con decurtazione di 10 punti e denuncia l'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con pena prevista dell'arresto da 6 mesi a un anno. Sono solo alcuni dei provvedimenti adottati nei confronti di un 33enne di Monte Maggiore al Metauro dopo aver guidato ubriaco in contromano. È accaduto alle prime luci dell'alba di domenica 26 luglio quando due poliziotti del distaccamento Polizia Stradale di Fano si stavano recando al lavoro a bordo dell'auto privata. Ad un certo punto, mentre percorrevano in direzione nord la strada statale Adriatica in località Metauriglia, sono stati sorpassati da un Alfa Romeo 147 con un giovane alla guida. Il ragazzo, subito dopo il sorpasso, ha cominciato a zigzagare andando completamente contromano, tanto da costringere un veicolo che procedeva in senso contrario a frenare bruscamente e a bloccarsi a ridosso del margine destro per evitare l'impatto. Dopo aver evitato uno scontro frontale per un soffio, è tornato sulla destra rischiando di investire un ciclista e un veicolo adibito alla raccolta di rifiuti. È scattato così un breve inseguimento da parte degli agenti dietro al pericoloso mezzo per cercare di fermarlo. Nonostante fossero a bordo di una utilitaria privata, i poliziotti hanno cercato di attirare la sua attenzione con l'utilizzo del clacson, riuscendo nell'intento dopo alcuni chilometri quando l'Alfa Romeo aveva imboccato via Fragheto e via delle Querce, strada ampia, a senso unico, idonea per l'affiancamento dell'auto e il suo arresto in sicurezza. Il 33enne era in evidente stato di ebbrezza, tanto da rendersi necessario l'accompagnamento negli uffici della Polizia Stradale per la verifica del tasso alcolemico, risultato poi 4 volte superiore il consentito, pari a 2,46 grammi al litro di etanolo nel sangue. Oltre ai vari provvedimenti adottati nei suoi confronti, il giovane dovrà pagare un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, aumentata di un terzo per aver commesso il fatto in ore notturne con sequestro del veicolo di sua proprietà per la successiva confisca. In aggiunta anche una contravvenzione di 163 euro con 4 punti di decurtazione per aver circolato contromano. Nel prossimo fine settimana la Polizia Stradale aumenterà specifici controlli del tasso alcolemico.